Nella notte i carabinieri stanno dando esecuzione a misure cautelari in carcere disposte dalla Procura distrettuale antimafia di Palermo nei confronti di appartenenti alla famiglia mafiosa di Torretta, facente parte del mandamento di Passo di Rigano della città di Palermo. Si tratta di un'attività investigativa prolungata che ha dimostrato le relazioni tra i mafiosi e tra i mafiosi italiani e quelli degli Stati Uniti d'America, ma ancora una volta una penetrazione opprimente nel tessuto economico della comunità e un inquinamento anche delle istituzioni locali. I carabinieri con le indagini cercano di liberare e di dare dignità a una comunità che troppe volte, per troppo tempo, è stata sotto una pressione di una cappa insopportabile da parte della mafia.